Una delegazione di Milano sbarca a Bruxelles a pochi giorni dalla prima valutazione della Commissione europea per promuovere la propria candidatura ad ospitare l'EMA, l'Agenzia europea del farmaco, che lascerà Londra per effetto della Brexit. Per il governatore della regione, Roberto Maroni, il dossier milanese è senza dubbio il più forte. Il presidente della Lombardia si è recato in Belgio con il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, e con il sindaco Giuseppe Sala a presentare il progetto. La decisione verrà presa dai 27 paesi fra un paio di mesi, ma già alla fine di questa settimana l'esecutivo esprimerà un primo parere sulle 19 candidature, dei rivali più temibili Amsterdam, Vienna, Copenaghen e Barcellona. Il fiore all'occhiello della candidatura milanese è la sede proposta per ospitare l'agenzia, il Pirellone, grattacielo a due passi dalla stazione centrale.